Giulia De Lellis soffre ancora di crisi d'ansia e attacchi di panico. Presto tornerà in terapia, facendosi aiutare da uno psicologo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo confessa rispondendo alle domande dei follower sul social. L'influencer 26enne, fidanzatissima con Carlo Beretta, non nasconde i suoi problemi. Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura, confida. Giulia svela però, presto si rivolgerà nuovamente allo psicologo. Ho fatto un periodo di analisi ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di autoanalisi sperando di ricominciare presto da un professionista. La De Lellis, sempre rispondendo ai quesiti dei fan, parla anche dei suoi ex, Andrea Damante. Andrea Iannone e Irama. Non ha più nulla da dire ai tre. Un film, Look Both Ways, visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse. Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono. Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo. Va bene così. Cosa direi loro? Non ho bisogno di dirlo qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno. Prima, o poi, per esperienza personale. Almeno il 99,9% degli individui sì, torna. Se gli ex tornano, prima o poi tutti tornano. Per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui torna.